Ciao a tutti da Vittorio. C'è un dato importante che voglio condividere con voi, perché si è parlato, no, di acquisti, di cambiamenti. Bene, dobbiamo dire che dall'ultima Lazio di Simone Inzaghi alla Lazio attuale di Sarri la trasformazione c'è stata e come? Perché i giocatori che aveva Inzaghi erano giocatori non tutti adatti al gioco di Maurizio Sarri, ma non solo, c'è un dato anche abbastanza importante che si evince da questo video e i numeri che vi tiro fuori. Prima però ti posso chiedere di mettere mi piace al video se ti piace e se non sei ancora iscritto di iscriverti al canale e di cliccare la campanella. Grazie. Allora, l'ultima Lazio di Simone Inzaghi è stata quella della stagione 2020-2021. La Lazio che affrontò la Champions League, a fine stagione Inzaghi sembrava avesse l'accordo con l'Udito, poi cambiò idea e andò all'Inter. Bene, di quella rosa quanti giocatori sono rimasti alla Lazio? Beh, pochissimi, mi viene da dire, addirittura 6, pensate, un numero piccolissimo se consideriamo che non è che siano passati 10 anni, eccetera. Sono passati appena 3 anni, questo è il terzo anno di Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Ecco, i 6 giocatori che sono rimasti sono questi: Manuel Lazzari, Adam Marusic, Patrick, Cataldi, Luis Alberto e Immobile. Di questi possiamo dire che 4 sono titolari: Marusic, Cataldi, Luis Alberto, Immobile. Lazzari è uno che si divide fra essere titolare ed essere panchina. Lazzari è, diciamo, uno che spesso parte titolare, ma non è titolare assoluto come Marusic. Patrick è la prima riserva in panchina per la coppia difensiva centrale e quindi questi sono gli unici 6 rimasti della Lazio di Simone Inzaghi. Ma c'è un dato importante perché io l'ho ripetuto tante tante volte. La Lazio di Inzaghi era una squadra in là con gli anni, era una squadra vecchia e questo era un problema per vari motivi. Il primo, tenuta atletica, perché l'abbiamo visto spesso alla Lazio di Inzaghi crollare a fine campionato, sia perché c'erano poche alternative, ma sia perché i giocatori là con gli anni non riuscivano a fare tutta una stagione allo stesso livello. Pensate che 6 giocatori sono rimasti alla Lazio. Ma il dato importante è che è vero, ci sono 6 giocatori che sono rimasti alla Lazio, ma ci sono altrettanti che hanno già dato l'addio al calcio. Questo a testimoniare come la rosa di Inzaghi fosse in là con gli anni, perché i giocatori ritirati sono Leiva, che ha avuto problemi al cuore e si è ritirato, ma comunque era in là con gli anni, Marco Parolo, che adesso fa il commentatore tecnico, Senan Lulic, che sta facendo il corso per allenatore, Felipe Caicedo, che ha detto addio al calcio lo scorso anno, Stefan Radu, anche lui ha detto addio al calcio lo scorso anno, e Matteo Musacchio, che forse molti di voi tendono a dimenticare, ma ha chiuso l'avventura calcistica proprio alla Lazio e con bruttissimi ricordi, perché alla Lazio ha fatto malissimo. Un altro dato importante è il fatto che pochissimi giocatori di quella Lazio sono ancora in Serie A. Pensate che di quella Lazio in Serie A ci sono solo 2 giocatori, Acerbi all'Inter e Akpa Akpro al Monza. Di giocatori che sono rimasti in Italia, di quella Lazio ci sono Armini, che però è Lega Pro, e Fares, che è ripartito dal Brescia in prestito. Tutti gli altri calciatori sono attualmente all'estero e non tutti sono all'estero perché sono stati presi da una grande squadra della Premier League. Thomas Dragoša fa la riserva al Bradford. Luis Felipe, appena andato in Arabia Saudita, Andreas Pereira gioca in Premier League, non è stato riscattato da Manchester United ed è attualmente in Premier League. Javan Anderson invece è in Inghilterra, almeno era in Inghilterra, ma ha giocato in terza divisione. Joaquin Correa, dopo aver lasciato l'Inter, è all'Olympique Marseille. Höth è un altro calciatore che sta in Inghilterra, dove però non sta giocando titolare. Escalante, lo sappiamo tutti, è tornato in Spagna, la Lazio lo ha venduto a 5 milioni e mezzo di euro. Sergej Milinković-Savić è in Arabia Saudita, Reina è tornato in Spagna, dove sta incredibilmente giocando titolare, Alia, che era il terzo portiere di quell'epoca, è adesso in Albania a giocare titolare, e Vedat Muriqi, lo sapete tutti, è al Real Mallorca, dove gioca titolare e fa anche abbastanza gol. Ecco, vedete che pochissimi calciatori sono rimasti in Italia. E quelli che sono andati all'estero sono pochissimi quelli che giocano titolare, Luis Felipe in Arabia Saudita, Andreas Pereira però non in un grande club, Correa al Marsiglia almeno per adesso,
Scalante, Milinkovic Savic ovviamente, Pereira e Muriqi. Insomma, nessuno di questi però gioca in un top club e questo vi fa capire come la rosa di quella Lazio non fosse proprio straordinaria. Ecco, è una riflessione importante perché vi fa capire come in 3 anni la Lazio ha rivoluzionato la rosa. Solo 6 sono rimasti, 4 sono titolari e quindi con il passaggio da Simone Inzaghi al 3-5-2 al 4-3 di Maurizio Sarri, la Lazio ha veramente rivoluzionato la rosa con mercati direi molto positivi. L'ultimo secondo me è stato uno dei migliori, ma anche lo scorso anno è stato un ottimo mercato. Ecco, un dato curioso, un dato importante perché non tutte le altre squadre, anzi, quasi nessuna squadra ha cambiato così tanto l'organico come la Lazio negli ultimi 3 anni. E tu che ne dici? Scrivi un commento qua sotto e noi ci vediamo dopo con un altro video. Ciao!